E poiché questa è la verità, ci insegna qualcosa che oggi non è più comune. Ne abbiamo parlato ieri, dei meravigliosi ma non gloriosi social network. E poi dice, ma la politica va sempre peggio. Ok, c'è una storia dell'umanità che va a concludersi, è un processo irreversibile, ma uno dei motivi, uno dei motivi per cui la storia va sempre peggio nella politica, lo sapete perché? Perché è sempre più maledetta dalle persone. Cioè le persone maledicano i politici. Dice no, ma quelli del mio partito no, grazie, gli altri sono. Dov'è la dignità dell'altro? A prescindere da chi e che cosa rappresenta? Dov'è la dignità dell'altro? Nella tua bocca, nel tuo cuore, dov'è la dignità che tu dichiari come uomo spirituale? E la cosa peggiore è che il mondo maledice se stesso e il mondo, ma sempre di più i cristiani maledicono le cose che non gli tornano del mondo. Siamo completamente fuori dal parametro del regno di Dio. E ci arroghiamo di giustizia perché noi abbiamo la verità, perché allora quel politico piuttosto che l'altro lo vediamo che ha chiari problemi spirituali. E voi pensate, noi pensiamo che Paolo non aveva chiaro i problemi spirituali di Nerone? Sì o no? Pensate che l'apostolo Paolo non vedesse chiaro nello spirito i problemi spirituali di Cesare? Sì o no? E allora perché scrive questo? Perché avverte i cristiani di questa cosa? Perché avverte i cristiani di questa cosa legata al timore del re? Perché il re, giusto o ingiusto, è lì perché Dio l'ha voluto. Perché c'è un ordine celeste e c'è un ordine terrestre. E anche se l'ordine terrestre è secondo il peccato e le tenebre, è perché Dio lo permette. Vorrei che foste entusiasti di questo, nello stesso modo che vi dicessi, ora ci sono 10 guarigioni fisiche, perché è una guarigione mentale. Tu puoi essere guarito fisicamente da Gesù e dallo Spirito Santo, ma se non guarisci mentalmente, se noi non guariamo mentalmente, rischiamo di andare dalla parte opposta. Allora è meglio essere malati fisicamente, però essere sani mentalmente, che essere guariti fisicamente e malati mentalmente, perché il male della mente è dell'anima, il male del corpo rimane del corpo e ritorna alla terra.